Cari amici, buongiorno. Eccoci nuovamente insieme oggi, martedì 16 marzo 2021, per la consueta analisi sul mercato valutario. Ebbene, siamo in una spasmodica attesa, il mercato valutario in una spasmodica attesa delle decisioni della Federal Reserve e di quello che ci dirà domani Jerome Powell. Ma prima di questo, però, il mercato si sta comportando in un certo modo. Dobbiamo assolutamente ricordare che la price action in questo momento è assolutamente variabile, nel senso che il mercato azionario e ieri Wall Street ha chiuso decisamente in positivo con nuovi massimi da parte del Dow Jones e l'S&P, mentre il Nasdaq è rimasto indietro ma sta recuperando. Contemporaneamente ci saremmo aspettati, vista la correlazione in atto, che il dollaro scendesse contro tutte le valute, e invece così non è stato. Perché? Perché sul mercato valutario, cari amici, è in atto una diversificazione di portafoglio abbastanza chiara, abbastanza rilevante. La stiamo richiamando da 15 giorni, cioè stiamo dicendo che sostanzialmente gli investitori hanno cominciato, nel momento in cui stanno cominciando a uscire i dati normalizzati, nel senso che dopo il lockdown abbiamo vissuto un periodo di dati estremamente variabili, estremamente volatili, siamo tornati in un momento di dati assolutamente all'interno della statistica, e questo rende gli investitori più consapevoli, perché in questo momento stanno osservando i dati per fare cosa? Per scegliere la valuta che in questo momento potrebbe dargli maggiori rendimenti nel medio e lungo termine. Ecco quindi che stiamo assistendo sul mercato valutario ad una diversificazione in portafoglio estremamente interessante. Basti vedere il movimento del dollaro yen, che è stato un movimento in controtendenza rispetto agli altri dollari, il che significa che gli investitori stanno cominciando a buttare fuori yen dal proprio portafoglio. E cosa hanno comprato? Ma Canada, per esempio, dollaro canadese, grazie anche ai dati che sono usciti sull'occupazione venerdì scorso, ha beneficiato di questo rialzo, e quindi Canada Yen si avvicina ai target di 89, attenzione, siamo in area 87,5. Però nella notte sono uscite anche che cosa? Le minute della Reserve Bank of Australia, e abbiamo letto quello che ha detto il governatore Lowe, che si è detto ancora pronto a fornire liquidità ai mercati qualora ce ne fosse bisogno, e ha parlato di un dollaro australiano che sì, è forte, lo vorrebbe vedere più basso, ma non è sopravvalutato. Successivamente abbiamo visto anche, cari amici, la produzione industriale giapponese, che è uscita a più 4,3% nel mese di gennaio, ma attenzione, su base annua siamo a meno 5,2%, e questa è una delle ragioni per cui lo yen in questo ultimo periodo ha sicuramente ceduto un po' di terreno. Ma attenzione, perché comunque la decisione della Fed sarà domani, e la Fed potrebbe cambiare chiaramente lo scenario. Non crediamo che ci sarà un movimento sui tassi, ma quello che sarà importante vedere saranno le parole di Jerome Powell. Sarà ancora dovish? Lo vedremo. Rimanete con noi, cari amici, ancora con Active Trades su YouTube e su Instagram per il consueto appuntamento. A domani, buon trading.